Non venivamo a Gaeta da parecchi anni. Assuefatto all'atmosfera balneare adriatica, qui mi pare tutto nuovo e mi piace, soprattutto fotograficamente. Giro nelle ore calde per i vicoli maleodoranti di pesce e piscio, immortalo angoli di Medioevo. Rallento il passo per spiare nella penombra mediorientale dei bassi, nelle cucine con le mattonelle sconnesse, negli interni palpitanti di gatti, pupi sul vasetto, ragazzotte con il sedere generoso e i peli sotto le ascelle, nonnetti Totò o Edoardo, vecchie Pupella Maggio o Tina Pica. Osservo le loggette con il bagnapiedi appeso al muro vicino alla gabbia dei canarini. Odore di caffè, schiamazzi di guappetti miserabili. Senza fretta, al sopraggiungere della sera, comunque afosa, in questo universo pescator-bottegaio formicola tutta una folla simil napoletana rumorosa e rassegnata, accostumata agli espedienti, ai debiti perpetui, un mondo provinciale, immobile, sciroccoso, bianco calce, pigro, ma non sconfitto, ancorato al proprio povero decoro come una patella allo scoglio. Nel chioschetto di legno pittato di blu elettrico, dove si vendono i frutti di mare, stanno in mostra due grosse bocce di vetro, piene di vongole veraci immerse in acqua. Dalle valve serrate ogni tanto parte uno schizzo che fa morire dal ridere mia nipote. Le vongole che sputano, dice, e ride. Il venditore, con gli occhioni malinconici da emigrante, fuma una lenta sigaretta, mentre una brezza lieve e calda scherza con il suo vistoso riporto.